superpotenze che vincono grazie ai budget spropositati e via verso il futuro. Grazie a quella mini champions per esordienti che è il torneo Città di Abano Terme, vi stiamo portando in questi giorni al cuore delle realtà migliori d'Europa. Dopo l'Atletico Madrid, squadra del momento senza dubbi di sorta, spazio anche all'Ajax. Quella dei Lancieri da sempre è una delle scuole calcistiche più famose al mondo, quella che si definisce fucina di talenti, per dirla old style. Il segreto è, come con Fran de Boer, avere tecnici che sappiano perfettamente cos'è la filosofia Ajax, perché ci sono cresciuti e sono diventati campioni attraverso quest'idea di football. Anche grazie a questo siamo ancora una volta campioni d'Olanda, seguendo il nostro metodo e trasmettendo la nostra identità dai ragazzini più piccoli fino alla prima squadra. Ma entriamo nel merito, in casa Atletico non si parlava di tattica. Quali sono le basi invece ad Amsterdam? Well, a few things. We believe that we have the best positional play. La nostra base di insegnamento è il 4-3-3. Facciamo crescere i ragazzi con questa tattica fissa perché crediamo che le posizioni sul campo in questo tipo di schema siano quelle ideali. Con il 4-3-3 insegniamo loro ad occupare al meglio gli spazi e con l'allenamento tecnico all'interno di questa filosofia li portiamo a sviluppare quella che chiamiamo intelligenza calcistica, essere sempre preparati alle situazioni. Lo facciamo sin dai primi anni con i ragazzini perché vogliamo che arrivati in prima squadra sappiano già tutto. So when they reach the first team, they know what you can expect playing in positions. Decisa differenza di impostazione tattica, dunque, ma il lavoro ad alta intensità e soprattutto sempre con il pallone unisce le due scuole. In tutto questo, per ottenere il salto di qualità e questa intelligenza sul campo, tutto è svolto sempre con il pallone. Alleniamo anche coordinazione, velocità e potenza, ma sempre con esercizi in cui il ragazzo sviluppa la tecnica. E per questo serve il pallone, non c'è altro. Anche quando andiamo a selezionare nuovi talenti con lo scouting, ci basiamo sull'aspetto tecnico. Li portiamo a fare la scelta giusta, rapidamente, quando sono sotto pressione. Per le conferme vi ricordo solo qualche nome: Cruyff, Van Basten, Rijkaard, Seedorf, Bergkamp, Snyder. Credo continueremo su questa traccia con successo. I think that's been our strength throughout all the years.